Buonasera, seconda edizione del TG Riviera dei Fiori. Nel nostro telegiornale parleremo ancora di emergenza maltempo, tante le criticità che ancora il Ponente Ligure deve affrontare. Ci occuperemo poi delle eccellenze in campo medico del nostro Ponente Ligure. E piove da questa mattina, quindi su tutta la provincia di Imperia. Il maltempo durerà sino a venerdì, come ci dirà a fine TG il meteo di Achille Pennellatore. La protezione civile è in preallerta e sta monitorando le zone a rischio dell'entroterra e della costa. Questa mattina i tecnici della provincia con gli assessori Porro e Cepi hanno effettuato una riunione a Ceriana, paese dell'entroterra martoriato dall'emergenza maltempo, per affrontare le diverse criticità. Una nuova, infatti, si è presentata proprio la scorsa notte. Si teme, infatti, che un versante collinare possa essere interessato da uno smottamento di grande dimensione che potrebbe cadere sulla strada provinciale. E questa è una situazione che si sta monitorando perché nel frattempo la strada provinciale potrebbe appunto essere nuovamente bloccata. Intanto, invece, una buona notizia: è stata riaperta in via definitiva a senso unico alternato la strada provinciale che porta dalla costa a Castellaro. La decisione è stata presa dopo l'applicazione di alcune chiusure sempre in via precauzionale serale. Si trattava di una misura temporanea e la strada è stata messa in sicurezza attraverso numerosi blocchi di cemento posizionati in prossimità dei movimenti franosi. La strada comunque è sempre monitorata dalla Protezione Civile Provinciale. E a Sanremo, dopo la frana in zona Vesca, che ha provocato la chiusura della strada a Aurelia, riaperta da qualche giorno a senso unico alternato e per il quale si lavora ancora a ritmi serrati per ripristinare il doppio senso, un'altra tegola sta per abbattersi sulla viabilità di Sanremo, sempre a causa del perdurare del maltempo. Lo vediamo nelle immagini, nella stessa zona, appena 50 metri dopo l'altezza dell'Hotel Monte Carlo, l'asfalto ha ceduto e si è creato un avvallamento che merita la massima attenzione. Il cedimento che si vede infatti potrebbe essere la spia di un movimento ben più profondo, il segno che sotto l'asfalto la terra ha ceduto e continua a muoversi. Infatti si vedono anche delle profonde fenditure. In alcuni punti vi è il vuoto con la forte pioggia, che ha creato un lago d'acqua che rende difficoltoso il transito a due mezzi contemporaneamente. Si forma una colonna d'acqua che si riversa sulle auto che transitano e che si incontrano. I tecnici del comune hanno segnalato la zona, ma al momento l'unico provvedimento è un cartello con il limite di velocità che appunto cerca di limitare i disagi nell'attraversare la pozza d'acqua che vediamo e che appunto è quella che in questo momento dà maggiore preoccupazione. Ora si tratterà di valutare l'entità effettiva del danno. La zona è in corrispondenza infatti con le frane che si sono verificate sulla pista ciclabile, ma soprattutto è in corrispondenza con un antico movimento franoso che più di 100 anni fa fece scomparire un antico convento e che da sempre è indicata come zona appunto pericolosa per frane. La strada viene monitorata dai tecnici del comune di Sanremo, ma la competenza è dell'ANAS. E a proposito di eventi eccezionali di maltempo, gli ingegneri sono sempre a fianco della Protezione Civile per dare il proprio contributo di conoscenza tecnica. Considerando quello che è successo nel territorio imperiese, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Imperia, Domenico Pino, ha chiesto un incontro con il prefetto, con la presenza dei responsabili della Protezione Civile, per valutare congiuntamente la formazione di un gruppo di lavoro di ingegneri volontari, specialisti nei vari settori, in grado di fornire collaborazione sia in fase preventiva che in caso di eventi calamitosi. Prevenire, nel documento si legge, significa porre in essere azioni per evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi stessi, anche sulla base delle conoscenze acquisite in seguito all'attività di previsione. Quindi si vuole creare questo tavolo di lavoro congiunto. E
E abbandoniamo il maltempo, veniamo alla cronaca. Tragico incidente in casa, una donna di 75 anni è caduta dalla finestra del quarto piano dove abita in una palazzina in via Nuvoloni a Sanremo. È stata subito soccorsa e ricoverata in grave condizione all'ospedale di Sanremo. È intervenuto un equipaggio di emergenza Riviera. La donna ha riportato politraumatismo, ha fatto un volo di una circa 12 metri finendo nel cortile interno del condominio dove abita appunto, situata al numero 45, 47 della strada del via Nuvoloni. A dare l'allarme è stato un inquilino, accertamenti sono in corso da parte della polizia per verificare l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento dell'incidente l'anziana era sola in casa. E abbandoniamo la cronaca, veniamo a parlare di eccellenze in campo medico per quanto riguarda la provincia di Imperia. Infatti, nei giorni scorsi, il reparto di senologia dell'ospedale di Sanremo, diretto dal dottor Claudio Battaglia, ha ricevuto un premio. Sì, è stata una gradita, anche se comunicata già in anticipo a sorpresa, al congresso biennale, cioè c'è un congresso che riunisce tutte le società che si occupano di senologia, quindi dai radiologi ai chirurghi agli oncologi, si svolge ogni 2 anni a Firenze, si è svolto in questo periodo il 22, 23, 24 gennaio. Noi come centro di senologia di Sanremo, e ringrazio tutti i collaboratori dalla sala operatoria che hanno consentito agli strumentisti di utilizzare la macchina ai miei collaboratori, abbiamo per primi in Italia l'anno scorso utilizzato una nuova metodica per la ricerca del linfonodo sentinella, cioè una tecnica che consente alla donna di avere meno trauma dell'intervento di cura del tumore alla mammella, adesso senza entrare nel merito del sistema, e soprattutto evitando di dover inviare le donne presso la struttura di Santa Corona e iniettare un tracciante di tipo nucleare. Questo è un tracciante assolutamente innocuo, non è neanche di tipo radioattivo come quello che viene utilizzato regolarmente. Noi l'abbiamo provato per primi in Italia, abbiamo fatto i primi 50 casi. Poi l'esperienza è passata a Pisa, dove c'è un grosso centro, e quindi a Roma, a San Filippo di Roma, e i risultati sono stati presentati in un poster all'AIS di Firenze di giorni che vi citavo, e si sono classificati al secondo posto tra i primi 3 poster premiati. È stata una grande soddisfazione perché è stato un lavoro che ci ha impegnati notevolmente, ma che sia perché siamo stati scelti per essere tra i primi, sia perché è arrivato questo premio, e crediamo di lavorare bene. Ecco, questa è la cosa soprattutto importante per offrire qualità che credo che le nostre donne stiano percependo, perché la risposta e le pazienti che rimangono nella nostra provincia sono sempre di più. Ecco, e vi siete distinti anche in Regione Liguria. Sì, recentemente la GENAS, che è l'Agenzia Nazionale Sanitaria, e la Sant'Anna di Pisa hanno svolto uno studio su tutte le regioni italiane, ed è emerso che dal punto di vista della qualità dei servizi la Liguria ha un'attività qualificante nell'ambito dei centri di emodinamica, 8 centri ben distribuiti, e di 2 centri di senologia che si situano al di sopra della media nazionale e rispondono ai criteri europei che vengono richiesti per la certificazione, e sono il centro dell'IST San Martino IRCCS, che è un centro di ricerca scientifica, lo sapete, e il centro di senologia di Sanremo. Diciamo che un risultato di questo genere non ce lo aspettavamo, è un riconoscimento che va a un lavoro continuo e soprattutto a un continuo controllo e un feedback di quello che noi facciamo. Grazie quindi anche a tutti i collaboratori, dagli oncologi e radiologi della nostra ASL, che ci supportano in questa attività. Bene, il prossimo 30 dicembre si riunirà quindi domani ad Imperia il Consiglio provinciale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, l'elezione del vicepresidente del Consiglio provinciale dopo le dimissioni del consigliere di opposizione Fulvio Vassallo. La SISE poi dovrà aggiornare ed integrare il piano di riequilibrio finanziario più pluriennale. Invece lunedì si costituirà l'accordo dei comuni dell'ambito dianese per realizzare il comprensorio. Previsto per legge, rappresenta un momento di evoluzione nei rapporti fra diversi comuni per impostare diverse sinergie e proprio per attuare una politica comune dei servizi verso i cittadini. Quindi verranno consorziate diverse attività per tutto il comprensorio dianese. L'accordo verrà siglato lunedì prossimo 3 febbraio nel comune dianese.
Invece oggi pomeriggio è stato presentato il PUC, il piano urbanistico comunale nelle linee guide, che è il piano preliminare al nuovo PUC urbanistico, alle attività, tutte le attività, tutte le associazioni del comune di Sanremo. È il primo, dopo diciamo, la presentazione del documento in commissione, è il primo momento in cui il PUC esce verso le categorie che agiscono sul territorio, proprio per raccogliere osservazioni e quindi arrivare alla stesura definitiva. Ne parleremo ancora. Bene, siamo arrivati in chiusura del nostro notiziario. Adesso abbiamo l'appuntamento con Achille Pennellatore in Meteo Liguria, subito dopo gli spazi approfondimento. Grazie di seguirci. Gentili telespettatori, a tutti, buonasera. A gentile richiesta mi hanno di nuovo invitato a far vedere l'animazione da satellite, non più solamente una cartina sinottica, e quindi godiamoci questo spettacolo visto dall'occhio del satellite. Ecco la discesa fredda che punta il Mediterraneo, prima la penisola iberica, poi il Mediterraneo più occidentale, reazione sul mare che in confronto all'aria è ancora più caldo. E quindi si creano dei corpi nuvolosi, vedete questi intorno alle Baleari, che poi risalgono, ci interessano e portano le precipitazioni. Quindi, in un certo senso, la neve che sta cadendo è come quella che dicevano i vecchi, la neve che arriva dalla Corsica perché arriva dal mare, non proprio dalla Corsica. Ma adesso possiamo andare alla prima cartina, domani alle ore 13 locali. Vedete che c'è ancora questo vortice nel Mediterraneo, questo fronte occluso. Altri fronti poi punteranno, ma questi sono di intensità decisamente inferiore. Quindi, passato quello che ci interesserà ancora domani e giovedì, poi pian piano le cose, ma molto piano piano, inizieranno a migliorare. Andiamo a vedere la cartina con la simbologia per domani, giovedì 30 gennaio, seconda giornata della merla, con un tempo ancora molto nuvoloso o coperto, piogge. Qualche isolato temporale non è da escludere, qualche rovescio localizzato, però vedete tutta la regione, tutto l'arco Ligure è interessato dalle precipitazioni. Ancora un po' di acqua mista neve sulla costa tra Savona e Genova, poi pian piano il livello della neve si innalzerà, però in montagna o in collina saranno nuovamente nevicate abbondanti e copiose, soprattutto zona Urbe, Sassello, quelle zone lì ne cadrà parecchia. Parliamo un po' del vento che continua a essere settentrionale tra tramontana scura sul genovesato, grecale sul resto della Liguria, 10-20 nodi, raffiche 25-30, qualcuna 35, ma domani pomeriggio comincerà a mollare sui 10-20 nodi, per cui il mare si manterrà mosso o stirato sotto costa, inizialmente agitato, ma con tendenza a molto mosso, quindi una diminuzione è domani pomeriggio, domani sera. Le temperature arresteranno la loro discesa, resteranno su questi valori bassi raggiunti, scusate, in precedenza. La visibilità ancora scarsa. Giovedì e venerdì ancora un tempo instabile, con qualche schiarita, qualche occhiata di sole l'avremo, ma inaffidabile, perché potrà ancora passare qualche corpo nuvoloso, un piovasco, un nevasco in quota, e poi ecco di nuovo la schiarita successiva. Vento in attenuazione, mare tendente a poco mosso, almeno sotto costa. Temperatura in iniziale aumento. Andrà meglio poi sabato e domenica e lunedì con progressive schiarite, vento che tenderà di nuovo a direzione variabile 5-15 nodi e il mare poco mosso. Le temperature piano piano aumenteranno fino a portarsi domenica nella norma del periodo. Grazie, è tutto, ci vediamo domani sera.